partecipare agli screening in generale, ma in particolar modo a questo per la diagnosi precoce del tumore della mammella, è fondamentale perché fare una diagnosi precoce, quindi riuscire a trovare le lesioni della mammella in stadio primario e ancora non avanzato, permette ai nostri professionisti di agire tempestivamente e quindi di riuscire a curare e spesso a guarire la patologia. Se noi consideriamo le donne che partecipano in maniera costante allo screening e quindi aderiscono puntualmente alla chiamata dello screening, gli studi dimostrano che in questo target di donne la mortalità per tumore alla mammella è diminuita nel corso degli anni del 56%. Consideriamo, come diceva lei prima, un'adesione alta, un traguardo importante, perché non è sempre stata così alta. È stato investito tempo, risorse, idee, fantasia, per riuscire ad arrivare a quello che oggi è a Ferrara un dato di eccellenza. Parliamo nel 2021 del 75,5% di donne che aderiscono alla chiamata dello screening, un numero molto alto, che noi vogliamo far crescere ancora. Ci tengo a sottolineare come in realtà questo sia frutto, come dicevo prima, di tante cose, ma davvero anche di un'attenzione particolare da parte delle direzioni e della direzione. Considerate che Ferrara è stata, ad esempio, la prima provincia, il primo screening di tutta l'Emilia-Romagna e mi viene da dire di tutta Italia, che è riuscita a recuperare nel 2020, l'anno della pandemia, tutte le chiamate che erano preventivate per l'anno 2021. E questo non è stato fatto solo grazie alla chiamata dello screening, ma è stato fatto anche grazie proprio a un intervento massiccio, della direzione, dei professionisti che si sono ovviamente messi in gioco, hanno dato la loro disponibilità e, come dire, a una rete, a un credo comune che ha funzionato e che su questo programma e su questi programmi investe veramente tanto. Non sono numeri scontati, non sono numeri che hanno tutte le province, non sono numeri che sono arrivati dal niente o solo, diciamo così, dal buon nome del programma di screening. È un lavoro costante. È un lavoro costante che diciamo, amplia anche il raggio di azione, se possiamo dire in questo modo. E mi riferisco ad esempio a quel percorso particolare che viene riservato a quelle donne per le quali si accerta un rischio di familiarità. E qui addirittura l'intervento è non solo ancora più tempestivo, ma anche più frequente nel tempo. È assolutamente così e anche in questo caso sottolineo come la volontà della direzione sia stata quella di affidare al centro screening anche la presa in carico appunto delle donne che hanno il rischio e l'arrivo familiare di sviluppare un carcinoma della mammella o dell'ovaio e di come noi abbiamo deciso di agganciare allo screening mammografico questo programma. È un programma particolare che nasce in Emilia-Romagna nel 2012 ed è rimasto purtroppo attivo solo in Emilia-Romagna, anche se ormai siamo nel 2022, e che ha proprio la funzione che lei diceva prima, quella di individuare quelle donne per cui lo screening non sarebbe sufficiente, perché c'è un rischio maggiore, quindi è necessario, come dire, andare a creare, dopo una valutazione di genetica semplice o complessa, a seconda della donna ovviamente di cui, che si hanno di fronte, che si ha di fronte, un percorso personalizzato di presa in carico che si sviluppa con un interdiagnostico che varia a seconda dell'età e a seconda appunto della familiarità.